Ciao a tutte e tutti. Secondo l'articolo 3 della Costituzione, democrazia e diritti sociali vanno di pari passo. La democrazia garantisce diritti sociali, i diritti sociali danno sostanza alla democrazia. Autonomia differenziata e premierato assoluto di Salvini e Meloni infliggono colpi mortali a democrazia e diritti sociali. Da 6 anni diciamo che l'autonomia differenziata non riguarda solo il Sud, ma tutti e tutte, ovunque risiedano. Verranno ulteriormente abbassati i livelli delle prestazioni sociali, già colpiti da tagli e privatizzazioni. In Lombardia, come altrove, le privatizzazioni costringono a pagare ciò che il servizio pubblico deve garantire. Le regioni con bassi redditi saranno sempre più costretti ai viaggi della speranza, intrapresi da chi deve andare al nord per curarsi. Le regioni entreranno in competizione tra loro per attrarre investimenti. Così si abbasseranno i livelli di protezione, di ambiente, territorio, beni culturali, sicurezza sul lavoro. Ogni regione avrà una propria scuola e una propria sanità. Fine dei diritti universali uguali per tutti e tutte. Mentre il nord è il laboratorio di un progetto propagandistico, individualistico, corporativo, sordo a qualsiasi esigenza della collettività. Mentre al nord si persegue un disegno di secessione dei ricchi, gli apprendisti stregoni del governo stanno facendo del sud il laboratorio di un progetto di istituzionalizzazione delle diseguaglianze, inchiodando cittadine e cittadini alle attuali condizioni di profondo arretramento che riguardano servizi sociali, infrastrutture, vite. Noi, voi, le nostre vite. Le oligarchie che decideranno di economia e diritti sociali impediranno per sempre uno sviluppo socialmente e ambientalmente sostenibile del Mezzogiorno, condannato da questo governo a nuove servitù e nuove schiavitù. Tra qualche giorno il disegno di legge Calderoli sarà approvato, congiungendo il proprio destino al percorso sul premierato, nel suggello di quel patto infame tra due contraenti che nulla ha fermato. Il governo non ha ascoltato cittadine e cittadini, non ha ascoltato le audizioni, non ha ascoltato la Banca d'Italia, non l'Unione Europea che ha parlato di rischio per i conti pubblici, non l'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha dimostrato che dall'autonomia differenziata deriverà un ulteriore aumento delle diseguaglianze. Persino la Conferenza Episcopale Italiana oggi nel suo comunicato sottolinea che la lesione del principio di unità della Repubblica è sottesa all'autonomia differenziata. Tale rischio non può essere sottovalutato, in particolare alla luce delle diseguaglianze già esistenti, specie nel campo della salute. Un consenso elettorale minimo dà la possibilità ad un governo autoreferenziale di mirare alla realizzazione di riforme che stravolgono completamente i principi fondativi della nostra Costituzione: uguaglianza, solidarietà, partecipazione democratica, autonomia cooperativa. Fermiamoli! Con l'autonomia differenziata e il premierato assoluto si espropria il Parlamento delle sue competenze legislative, cancellando partecipazione democratica e distruggendo i diritti, fondamento della dignità della persona, depotenziando definitivamente il conflitto con contratti regionali affiancati a quelli nazionali. E con esso tutte le conquiste e tutte le lotte. I comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, il tavolo NoAD, promotori e sostenitori di una legge di iniziativa popolare su cui si sono raccolte 6.000 firme per chiedere al presidente di Emilia Romagna, Bonaccini, di non procedere con le intese di quella regione. E da questa piazza chiediamo collaborazione concreta per premere affinché questa legge venga discussa. Proseguiranno la loro attività di contrasto con tutti i mezzi che la democrazia consente e saranno sempre con quanti vorranno combattere questo progetto eversivo. Basta ambiguità, balbettii, meline, dopo sarà troppo tardi. Forte e chiaro il nostro appello all'esercizio della responsabilità di tutti e ciascuno, battaglia d'opposizione alla Camera e tutte le strade per impedire l'attuazione dall'impugnazione della legge davanti alla Corte Costituzionale da parte delle singole regioni al referendum abrogativo. Non rassegniamoci alla distruzione dei diritti sociali, ma con la mobilitazione e le lotte difendiamoli e ricostruiamoli. La nostra via maestra è la concretizzazione dei principi contenuti nei primi 12 articoli della Carta Costituzionale. Un abbraccio a tutte e tutti.